Bene ragazzi, bentornati. Oh, mi ero compenetrato nel lama. Bentornati qui nella nostra bella casetta, cioè bella, nella nostra accettabile casetta per il momento, poi l'andremo a rifinire ancor meglio. E per aprire le danze quest'oggi voglio andare a testare una cosa che mi avete consigliato nei commenti. Allora, questa serie qui di Minecraft, ve lo ricordo, viene registrata settimanalmente, quindi ogni settimana io registro e quindi ho il tempo di leggere i commenti e nel caso mi proponiate qualcosa di divertente, nell'episodio successivo poi vado a testarla direttamente, questa cosina divertente. Ora, uova a profusione, ma proprio tante tante, ma con le uova ci posso fare qualcosa a parte spaccarle per fare i pulcini? Credo ci siano delle ricette. 16 più 11, perché posso tenerne solo 16. Sì, scusa, bene. Tutto per cominciare, prendiamo un po' di questo grano e andiamo a rimpinguare le nostre gallinozze. Venite qua, venite qua. Madonna, mi sembra di essere in un gioco di zombie. Dicevo, prima di fare qualsiasi cosa, volevo testare una roba che mi avete detto. Avete notato che mi sono molto affezionato al mio lama domestico e quindi mi avete detto no, per dargli da mangiare devi fare le balle di fieno che si fanno con tipo 40.000 blocchi di grano. E io ci voglio provare, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Balla di fieno. Bestia. Madonna! A posto? A posto? Sei vivo? L'ultima nottata è stata parecchio turbolenta, quindi io direi andiamo a dormire e domani raccogliamo magari un altro po' di grano o magari iniziamo a fare sul serio lì con il nostro ranch, perché di sicuro non si tirerà su da solo. Ok, lì nella pianura vedo che stanno bruciando tutti, forse sarebbe il caso di andare a raccogliere qualche ossicino. Ma prima mangiamo! Pensavo fosse un ragno, invece era un muccotto. No, ma dai, ho sentito. Ah, maledetto. In queste zone d'ombra ci sono sempre sti maledetti al mattino. Allora, per il momento il nostro ranch è questo ed è fatto così, ma dobbiamo raccogliere ancora legna perché secondo me per le coperture, per l'orto, serve ancora tanta, tanta roba. Perfetto. Abbiamo 39 pezzi di legno grezzo che diventano, ok, 128 più 32. Quanti alberelli! Qui ho fatto un disastro, ne ho tagliati parecchi. Adesso dobbiamo soltanto tirare via questa parte per fare un bel tetto come si deve. Tutto intorno, andiamo ad alzare di un blocco, sia intorno al ranch per le vacche, sia intorno al porcile, e poi andiamo a buttarci dentro una tonnellata di terra. Terra che ovviamente mi serve e dovrò scavare da qualche parte. Andiamo a piazzare, un po' di... mi sono ammazzato. Dicevo, andiamo a piazzare un po' di torce qua in giro, che c'è bisogno di luce. Mazza quanto è buio da ste parti, oh. Qui devo un po' lavorare sulla viabilità. Devo creare una stradina, fare le cose fatte per bene. Ma quanto tempo ci vuole per organizzare bene un posto come questo? Ci vuole un sacco di tempo. Madonna ragazzi, sono troppi! Oh! Quello è capace di farmi saltare in aria la casa in due semplici mosse. Quindi di questo ci sbarazziamo.
Sono scemo a volte, eh. Ok, ok. Tutti qua. Tutti qua. Tu non mi bloccare, maledetto lama. Ah, bella giornata anche oggi, perfetto, non piove. Ma io direi, visto che è una così bella giornata e ieri sera qui era pieno di cattivoni, guarda che mi erano entrati addirittura nel pollaio. Maledio. Quante uova, ragazzi. Basta che non mi crasha il gioco con tutte queste galline. Proviamo a creare qualcosa con le uova, dai. Ok, le uova messe così non portano a nulla di buono. Tre panini e tre uova, faccio il panino con la frittata? Proviamo così. No, sono sicuro che ci siano ricette con le uova, sicuro. Ok, si va in miniera e si scava un po'. Scaviamo tutto intorno a queste fiaccole in modo tale da creare proprio una colonna. Così. Aha, ferro. Un pezzo, due pezzi, tre pezzi, quattro pezzi, cinque pezzi, sei pezzi. E qui? Cos'è questo? Granito. Questo posto diventerà enorme se continuo a scavare così. E l'idea non mi dispiace. Una volta che avrò fatto questo posto veramente grande grande, mi ci potrei fare una casa sotterranea. Però invece di usare le solite cose, legno, è che userei più che altro pietra. Pietra levigata, insomma materiali lavorati. Non mi dispiacerebbe avere una bella casa così, subacquea. Ok ragazzi, forse mi sono spiegato male, ma perché stavo pensando tra me e me, potreste pensare, che cos'è sta casa subacquea? Vi faccio vedere. Allora, diciamo che questo è il livello del mare, no? Noi abbiamo costruito la nostra casa proprio a picco sul mare. Qui c'è la riva e qui c'è la nostra casetta, con gli alberelli piantati in cima e tutto quello che sapete. Qui c'è la porta e vabbè. Io adesso è una vita che voglio fare una cosa di questo tipo, cioè da casa mia, cioè da qui, io voglio poter scendere sotto il livello dell'acqua, scavare un tunnel in questa direzione per poi andarmi a costruire una casa o comunque uno stanzone qui in acqua. Per poter guardare i pescetti, il fondale, questo dovrebbe essere un pesce, lo faccio meglio ragazzi, scusatemi. Ecco, per poter guardare i pescetti, il fondale, le alghette, tutte queste cose, e per cambiare un po' panorama, diciamo così. Tra l'altro, mi avete consigliato tempo fa un sistema abbastanza infallibile per fare una casa sott'acqua. All'inizio va tutta realizzata di terra piena, quindi questa deve essere tutta terra piena. Terra piena che poi deve essere scavata all'interno, quindi diventa un terra vuota, così. Dopodiché va costruito un altro livello, tutto di vetro all'interno della terra, e poi va rimossa la terra all'esterno, in modo tale che tu hai questa forma, questo parallelepipedo di vetro. In realtà si potrebbe già costruire fin dall'inizio tutta di vetro, ma insomma devi usare una quantità estrema di vetro. Invece così usi la terra per fare la forma, la buchi all'interno e poi con il vetro ti costruisci quello che sarà il guscio vero della tua casa. E non sarebbe male anche magari fare il pavimento di un vetro colorato, magari i pilastri ai quattro angoli di farli di pietra o di ferro, sarebbe bello farli di ferro, di rame, insomma potrebbe essere divertente anche fare un po' di design in questa nostra casa di vetro.
L'unico rischio in un posto del genere è che le pareti sono estremamente fragili e quindi se ti scappa un colpo di piccone sei morto annegato. Uno scheletro che prende fuoco. Questa la voglio vedere da vicino. Soprattutto voglio raccogliere l'ossicino bello. Maledetto. Sì. Facciamoci un altro bel piccone. Un'altra bella pala. Così. E anche un'altra bella ascia. Che qui la stiamo per terminare. Un'altra pala? Ma sì, dai. Provo a scavare un po' in questo livello, che non è un livello particolarmente profondo, perché forse qui riesco a trovare un po' di carbone e ferro. Il carbone l'ho finito, ragazzi. Sto cuocendo talmente tanto che il carbone mi sta finendo. Ed eccolo qua il carbone. Ci voleva, ragazzi. Andiamo a richiudere tutta questa parte. Perfetto. Non voglio andare a fare buchi nel pavimento. Voglio creare dei posti che siano molto molto larghi. Questo deve essere il risultato del mio scavo. Certo che con il ferro non sono particolarmente fortunato, eh? Abbiamo allargato moltissimo da questa parte. Potremmo allargare anche da questa volendo. Però io direi scendiamo e dedichiamoci alla parte che abbiamo allargato poc'anzi, cioè questa qui. Allora, qua in fondo, se iniziamo a risalire da qui, potremmo sbucare in acqua. Vi spiego un po' qual è il punto. Allora, io ho la mia riva, ok? E la riva è fatta più o meno così, da queste parti c'è la mia casetta. Qui c'è l'orto, vabbè, sapete com'è fatta tutta questa zona. E da quest'altra parte invece c'è ovviamente l'acqua. Il mio scopo è quello di entrare da qui, cioè quindi dalla mia miniera, camminare e riuscire a sbucare da queste parti, cioè quindi in pieno mare. Né troppo in superficie né troppo in profondità. È molto difficile però beccare sia l'altezza giusta in quanto a asse verticale, ma anche semplicemente il punto dove sbucare, perché io ho mancato più volte il bersaglio. Dobbiamo costruire le nostre scalette. Ora piazziamo la nostra scala. E scaviamo ancora. Terra. Ragazzi, terra, sapete che significa? Oh, siamo usciti. Oh. Rimettiamoci un po' di lucette, così. E ci muoviamo di qua. Vediamo se io continuo da questa parte. Oh no. No, dobbiamo scavare da quest'altra parte, di qua, perché dobbiamo tornare un po' indietro. Ferro, ragazzi, ferro. Sapete che vi dico, sto lama mi sta cominciando a dare veramente fastidio, non mi fa vedere quello che faccio. Dai, vieni qua. Perfetto, stai qua in giro. Tanto non servi a niente, maledetto. Pronti? Questa sarà la più grande mattanza di galline che abbia mai fatto da quando conosco Minecraft. Perché non ho mai avuto un pollaio così pieno. Pollo crudo. Mangiate. Ok, adesso riproducetevi di nuovo. E visto che fuori piove, noi ci andiamo a riaffacciare al nostro tunnel subacqueo. Possiamo già provare a vedere se scavando in alto
arriviamo da qualche parte. Però a sto giro siamo perfettamente allineati, no? Bello che poi questi buchi che ho fatto nel terreno sono pericolosissimi. Proviamo. Secondo me a sto giro troviamo l'acqua. Oh, cavolo. Questo c'ha un pezzo di armatura dorato. Sì. È complicato arrivare in acqua, ragazzi. Facciamo in modo che questa zona sia visibile dalla distanza. Esatto. Che c'era in questo baù? Quanta roba. Carbone, lana. Pericolosissimo. No, l'ho sbagliata. Madonna. Maledetto. È il peggior nemico che si possa avere. Terrificante. Oh, sish. Mamma mia, che è? Oh, mamma mia, sono circondato. Terrificante, sono stato tutta la notte fuori e questo è il risultato. È un assedio, ragazzi, è letteralmente un assedio. Però adesso sta arrivando il sole, Cicci. Come la mettiamo col sole? Vi fa male, eh.